Amici di Fanner, appassionati di calcio regionale, benvenuti al Roma Team, dove la W3 Roma Team nel suo cammino incontra in questa ottava giornata il Palidoro. Ciorcolini cerca figura che scambia con Baldassarri. Baldassarri ha cerchiato, gli portano via il pallone, poi Di Mario ci prova da lontano, finisce abbondantemente alto però il suo tiro. Lancia sulla destra, sfonda adesso il Palidoro, sono due contro due in area di rigore, il tentativo di cross, la palla che arriva all'indietro, chiusura difensiva, sfera che si alza a campanile ma rimane sempre pericolosamente in area di rigore, poi il tiro di destro e il gol del vantaggio degli ospiti che colpiscono a freddo il W3 Roma Team, hanno sfondato a destra e poi sono andati a segnare l'1-0. Lancio... lo scambio poi sempre sulla destra, prova a bucare ancora una volta il Palidoro, saltato il portiere, il destro, il gol del raddoppio del Palidoro, 2-0, avvio scioccante per il W3 Roma Team. Ciorcolini si ferma, cerca nuovamente figura, il suo mancino ad impostare, il lancio in mezzo, il controllo con la coscia, un po' di confusione, in area di rigore, Manelli spedisce fuori, da ottima posizione, se l'è mangiato ancora una volta. Figura mette in mezzo, c'è una deviazione, il portiere non controlla, forse autogol, sta di fatto che il W3 Roma Team si porta sull'1-2 e riapre una partita che si era messa davvero in maniera molto molto complicata. Lancia lungo sulla destra per Ciorcolini, entra in area di rigore, potrebbe servire i compagni, in mezzo viene spazzata poi Di Mario, poi il salvataggio sulla linea, ancora in area la palla di rigore per Ciorcolini. Servire Manelli, fa sportellate il numero 9, supera anche un altro avversario, con velocità, punta la porta avversaria, punta anche il portiere, tocca il pallone, vince il rimpallo Manelli, dopo essersi mangiato il solito gol, va ad aggiustare le cose, 2-2 per il W3 Roma Team che torna pienamente in partita. Lancio lungo, l'entrataccia e anche la trattenuta, direttore di gara che si avvicina ed è cartellino rosso. Chiara occasione da rete valutata e dunque W3 Roma Team con l'uomo in meno. Passeggio a centrocampo dove gli ospiti hanno l'uomo in più con l'espulsione, il lancio lungo a servire l'attaccante che prova la rovesciata che finisce fuori. Figura, si porta avanti il pallone sulla destra a servire Manelli. Uno sguardo in mezzo, l'area di rigore, sul secondo palo, arriva il gol del 3-2 del W3 Roma Team che dopo essersi trovata sotto di due gol riesce nel sorpasso, è 3-2. C'è il contrasto e c'è un altro cartellino rosso, addirittura in 9 la squadra di casa a difendere il 3-2. Direttore di gara che dà uno sguardo al cronometro, manca davvero poco. Anzi no, arriva il triplice fischio da parte dell'arbitro, 3-2 del W3 Roma Team che continua il suo cammino trionfale in rimonta sul Palidoro, vince con due uomini in meno.